Il fenomeno dello iettatore, o gettatore, risale a tempi antichi e, secondo la tradizione, si tratta di un essere sovrannaturale in grado di emanare influenze negative attraverso lo sguardo. Si crede che queste influenze portino alterazioni sia nell'anima che nel corpo della persona colpita, causando sfortunate circostanze nella sua vita. L'iettatore è considerato estremamente pericoloso, poiché può causare disgrazie semplicemente con il suo sguardo. L'origine dell'iettatore si perde nella storia, con Plinio che riferisce della loro esistenza e della loro capacità di influire negativamente sugli altri esseri viventi, animali e colture. Per evitare i pericoli provocati da queste persone, è importante saperle riconoscere. Secondo la tradizione popolare, ci sono alcune caratteristiche che possono aiutare a identificare uno iettatore. Si dice che siano aspri, cattivi, solitari, taciturni, spesso magri, pallidi o di un colorito giallognolo. Hanno spesso il naso ricurvo, occhi leggermente sporgenti e sopracciglia folte e unite. Alessandro Dumas, nel suo libro Le surnaturelle et les dieuda pre les maladies mentales, fornisce una descrizione più dettagliata. Sono solitamente magri e pallidi, con il naso ricurvo e grandi occhi che ricordano quelli del rospo, che spesso cercano di coprire con un paio di occhiali. Se incontrate una persona con queste caratteristiche, fate attenzione, molto probabilmente si tratta di un iettatore. Se questa persona ha incrociato il vostro sguardo, il danno è fatto e non c'è rimedio, abbassate la testa e aspettate. In caso contrario, se non avete ancora incontrato il suo sguardo, potete scongiurare la sua influenza facendogli vedere il dito medio teso e le altre dita piegate. Ovviamente, se indossate un amuleto protettivo, come corni di giada o di corallo, non avrete bisogno di tutte queste precauzioni. Le persone più sensibili e vulnerabili al potere nocivo degli iettatori sono i bambini, le donne incinte, le giovani coppie di fidanzati e coloro la cui vita si trova in una fase particolarmente delicata, come sottolinea Ugo Dettore. L'iettatore è spesso associato al famoso malocchio, che è l'influenza malefica esercitata dal suo sguardo e che causa sventura alla persona colpita. Una definizione più filosofica del malocchio può essere questa: il male augurato, potentemente, arriva e sconvolge la vita della vittima fino alla paralisi, alla pazzia o alla morte. È il potere dell'immaginazione che fa sì che un'immagine ben rappresentata mentalmente tenda a realizzarsi nella realtà. Tuttavia, è necessario che l'immagine occupi completamente la mente monoideismo e sia sostenuta da un'emozione intensa, odiare o invidiare, quasi sempre, portata all'estremo. In tutta Italia, soprattutto nel meridione, si ritiene che il malocchio sia una sorta di maledizione spesso lanciata non solo dagli iettatori, ma anche da donne anziane invidiose o malvagie, da palmisti che avvicinano i passanti per strada e che ignorano il loro rifiuto, nonché dalle vecchie zingare che vivono in condizioni precarie e che, per invidia delle persone felici, lanciano incantesimi e maledizioni indiscriminatamente. I sintomi del malocchio sono spesso descritti come una serie di disagi strani, principalmente di natura psichica, di varia intensità. Questi sintomi includono frequenti capogiri, stati depressivi sgradevoli, diminuzione della memoria, difficoltà di concentrazione, sensazione di affaticamento e mancanza di energia. In generale, si tratta di dolori e disturbi fisici che non sono associati a nessuna malattia conosciuta. Secondo lo psichiatra Arthur Guiram, l'odio e la violenza rilasciano tossine che causano affezioni organiche, spesso attribuite a virus. Egli mette in evidenza le somiglianze tra le infezioni virali e il malocchio, spiegando che, nell'epoca attuale, il disturbo fisico forse più comune causato dal contatto con l'energia negativa è l'infezione da virus in una delle sue molteplici forme. Per proteggersi dal malocchio, l'uomo ha cercato di difendersi dagli influssi maligni fin dai tempi antichi. La tradizione popolare ha adottato numerosi rimedi di protezione, tra cui indossare una collana di spicchi d'aglio, conchiglie, pezzi di agata o cimaruta attorno al collo, appendere dietro la porta di casa ferri di cavallo, unghie di gallo e code di lupo per impedire alla sfortuna di andarsene e al male di entrare, nascondere nell'abitazione un pugno di sale grosso, terra di cimitero benedetta, qualche dente di pesce-cane, forbici incrociate ai piedi del letto e un pezzo di corda da impiccato per scongiurare la cattiva sorte. Indossare anelli o pendenti con pietre come corallo, ambra o giada per contrastare gli influssi malefici.
Alcune persone portavano anche mani di corallo, fallici e cornetti d'avorio. Esistevano anche protezioni religiose per difendersi dal malocchio, come fare il segno della croce, utilizzare l'acqua benedetta e indossare scapolari, rosari e medaglie benedette. Tra le più efficaci erano considerate le medagliette di San Benedetto, San Michele Arcangelo, eccetera. Ancora oggi, uno dei segni antimalocchio più potenti è fare le corna con le mani o indossare piccole mani cornute come pendenti. Gli antichi egizi usavano le mani per difendersi dai serpenti e recitavano: questa mano di Teti viene verso di te, la mano, una grande tenaglia della casa della vita. Colui che essa stringerà non vivrà più, e colui che essa colpirà non alzerà più il suo capo. Cadi e Placati, Testi delle Piramidi, numero 672. Il mistero degli ettatori e il loro potere di causare il malocchio permeano ancora oggi la nostra società. Anche se si potrebbe sorridere leggendo articoli del genere, ci sono molte persone che credono nel malocchio e in coloro che lo provocano. Gli ettatori sono famosi in Campania, ma ogni regione ha i suoi soggetti malefici. Un famoso caso di ettatore è quello del principe di Ventignano di Napoli, che sin dalla nascita sembra aver attirato una serie interminabile di sciagure intorno a sé. Queste includono la morte della madre durante il parto, il suo ingresso in convento il giorno prima della soppressione delle comunità religiose napoletane, un incendio al teatro S. Carlo durante una sua visita, e il naufragio della nave passeggeri e della nave di soccorso destinate a portarlo in Inghilterra. Che si creda o meno nel malocchio, il mistero degli ettatori e del loro potere continua a esistere nella nostra società da secoli e probabilmente avrà ancora una lunga vita.